Luigi Alfieri, primo candidato sindaco ufficiale di questa città, con il suo tema principale sicurezza, che è diventato il tema dominante di questa campagna. Quali sono le sue proposte e perché sono più convincenti delle altre? Ma guarda, innanzitutto bisogna dire una cosa, che sulla sicurezza, da quando è cominciata questa campagna elettorale ad oggi è cambiato il mondo, nel senso che è uscito questo decreto Minniti, che è stato convertito in legge e che cambia completamente i rapporti interni nel comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico tra il sindaco e il prefetto. Il sindaco diventa sempre più forte, il suo ruolo è sempre più importante, questa nuova legge gli attribuisce ruoli di coordinamento che prima non aveva e gli attribuisce soprattutto la possibilità di fare un patto col prefetto, un patto sulla sicurezza, che viene chiamato patto sulla sicurezza integrata. Attraverso questo patto si mettono insieme, si creano sinergie tra i vigili, la polizia, i carabinieri e addirittura anche i privati entrano nel gioco della sicurezza integrata. Quindi io credo che dovremmo sfruttare al meglio e più possibile questo nuovo provvedimento legislativo che porta alla firma del ministro Minniti, che in altri punti è deficitario perché sanziona in caso di DASPO soltanto con sanzioni amministrative e non penali, ma sulla riorganizzazione della sicurezza cittadina urbana dice cose molto importanti. In caso di ballottaggio lei si sente in chi sarà il suo competitor di arrivare a ballottare? Dunque, allora, intanto io sono molto dispiaciuto perché parte della stampa cittadina si sta già comportando, sta già scrivendo, anche le televisioni stanno già programmando gli incontri come se ci fosse già il ballottaggio, come se ci fossero già due candidati sicuri. In realtà non è così. Lo posso spiegare anche numericamente. Federico Pizzarotti alle ultime elezioni ha preso il 19% dei voti. Ma non c'erano, era lui i 5 Stelle. Questa volta ci sono anche i 5 Stelle. Mettiamo che sia passato da 20 a 25 e se i 5 Stelle gliene portano via 10, Pizzarotti ha 15. Il 15 è un livello che la nostra lista ha l'ambizione di raggiungere. Quindi lei al ballottaggio sul diretto competitor? Chi lo sa. Visto le turbulenze che ci sono nel PD, non si può dire. Potrebbe essere Scarpa, potrebbe essere la Cavandoli, non si sa. Queste sono, secondo me, le elezioni amministrative più aperte a Parma negli ultimi 30 anni. Lei pensa di coprire sia la destra che la sinistra con i suoi voti? Io penso semplicemente di avere una politica che non è né di destra né di sinistra. Penso di avere una politica pragmatica dove si individuano i problemi, si affrontano, ci si ragiona e si risolvono. Risolvere i problemi non è né una cosa di destra né una cosa di sinistra, è buona amministrazione. Per quanto riguarda due parole sullo scandalo sanità di ieri? Guarda, il Vescovo di Parma va ripetendo da tempo che Parma è una famiglia malata. Parma è una famiglia malata, dobbiamo curarla, ci vogliono delle cure drastiche, bisogna fare un cambio della scena, devono cambiare gli attori, devono cambiare i registi di questa città, non c'è niente da fare. Cambio radicale di attori e di registi. Sembrava che 5 anni fa, con l'elezione di Federico Pizzarotti, si fosse arrivato a questo cambio, perché sembrava che Pizzarotti fosse l'alternativa a un sistema di potere, invece Pizzarotti a questo sistema di potere si è adeguato. Grazie.